Laudato sì, mi Signore, con tutte le tue creature, specialmente frate Sole, che dà la luce al giorno e che ci illumina per tua volontà. Raggiante bello con grande splendore, di te l'immagine, altissimo, altissimo Signore. È stato Mauro Ruzzolini, frate eremita della diocesi di Firenze, il protagonista del terzo appuntamento con i martiri del Vescovo. Al centro dell'incontro, dal titolo Tu sei bellezza, con i giovani della diocesi, la figura di San Francesco e il suo trascinante e coraggioso esempio di fede. E perché l'esempio di vita e fede di San Francesco ha così tanto ascendente sui giovani di ogni tempo? Ma io penso perché in Francesco di Assisi il giovane ritrova una caratteristica che gli è propria, cioè quello della ricerca, del desiderio, una certa insoddisfazione del cuore che porta a cercare orizzonti grandi davanti, insomma. Ecco, Francesco da una parte è un sognatore, dall'altra è un cercatore, ecco, quindi è un giovane, ecco, per queste due caratteristiche. E quando incontra i giovani e racconta loro la sua scelta di fede così radicale, quella dell'eremitaggio, quali sono le loro perplessità, la loro curiosità? Beh, mi domandano spesso come faccio a mantenere il contatto con la realtà, perché pensano appunto che un eremita sia totalmente staccato dal contesto, dalla realtà, dal mondo di oggi. E invece, ecco, anche per il servizio che faccio di accoglienza, di ospitalità e poi di accompagnamento anche psicologico, in realtà sono a contatto molto, ecco, con i cammini delle persone di oggi, e il clima del silenzio mi aiuta tanto, ecco, a sentirmi in sintonia con le loro domande, con le loro sofferenze, con le loro speranze. Quindi non mi sento per niente, ecco, staccato dal mondo, anzi. L'ultimo appuntamento con i martiri del Vescovo è in programma per il 21 dicembre presso la chiesa di San Pietro, con la liturgia penitenziale con il vescovo Antonio Lanfranchi. Per sora nostra madre terra, che ci